What's going on? Am I in the field office? No. It's the mine place. La profilazione è vuota, vediamo televisione. Che al pallino. Nothing's working. I can't think straight. Ok. Pagina del manoscritto. Non abbiamo niente. Allora proviamo il tabellone del. It's all gone. What the hell is happening? Sta sparendo tutto, però avevamo la porta. Beh, vediamo profilazione così per completezza. Ok, usciamo. I can't leave. Why can't I leave? The dark presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? No, non è lei. What? Failed who? What's happening to the case board? Oh, vediamo un po', leggiamo. Così è appena successo, questo è il luogo buio, sono in pericolo, devo andarmene. Graffi ha preso il clicker, Graffi mi ha gettato in contro lei. Buio, sono perduta, non so come uscire, non so cosa fare. Infatti questa secondo me è un antagonista un po' come Graffio per Alan Wake, di se stessa, che tenta di distrarla e di abbattersi e di abbatterla, cerca di abbattere se stessa. La profilazione, abbiamo qualcosa. L'altra saga invece, infatti. The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in a dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Logan, I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No, Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Ritornerei alla profilazione. Allora ragazzi, come possiamo vedere, è tutto opera del luogo mentale che tende appunto a sconvolgere, o no? L'hai messo in pericolo, sei stata una collega terribile. E delusi, anche questa Logan, ovviamente. Saga, non lasciarti coinvolgere da questo. Ah. He's using Casey now. Like he used Wake. Something's very fucking wrong here. No. Casey was being corrupted and I did nothing. Soggetto Alex Casey, FBI. Descrizione: infortunio. Il soggetto sembra fisicamente indebolito, non sa esattamente dove si trovi e cosa sia successo. Trauma cranico, ha sintomi simili a quelli che diventano individui scuri. Sospetta esposizione all'ombra, ma non confermata. Sapevi che era ferito, sapevi che la presenza scura gli aveva fatto qualcosa, non ti ha importato, fingevi solo quando ti faceva comodo e appena è diventato un ostacolo lo hai lasciato a Graffio. Ma non è vero. Non è vero questo. Scratch was awake. How could I miss that? Luogo Braithwaite, Washington, interrogatore
Kiran Estevez, agente capo KA, Wake è stato preso in custodia dall'FBC e sarà interrogato in modo approfondito in un secondo momento, ma per ora devo chiederti se puoi dirci qualcosa riguardo all'incidente avvenuto all'hotel, qualunque cosa possa essere utile. Qui c'è una forza che non comprendete, una presenza, cerca me, vuole consumarmi, consumare tutto. Sì, hai già menzionato questa presenza oscura, c'erano così tanti indizi, come hai fatto a non capirlo, Wake era Graffio. Ce l'avevi proprio sotto il naso. Wake era Graffio. Graffio era Wake. Graffio era Wake. Graffio Wake. Graffio Wake. Sono degli indizi un po' contorti. Casey was hurt. I should have been watching his back. This case, this room, is any of it even real? È tutto nella tua testa, Saga, stai Max Brace. tranquilla. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Ah, eccoli I qua. never should have trusted these. Allora, andrei alla profilazione prima. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. E ora passerei alla profilazione. She's not dead. God damn it. Quante? O che ti sbagli tu? Ancora una volta. Se non fossi stata al lavoro, lei sarebbe ancora viva. È morta da sola, terrorizzata, cercando il tuo aiuto e tu non cedi. Quante ne dobbiamo metterti queste? Ah, un bel po'. Sempre la stessa, ma riferita sempre a se stessa. Cioè, sempre. Cioè, è come se fosse saga contro saga. O in poche parole, come abbiamo detto prima, di Wake e Graffio. Mentre l'acqua le riempiva i polmoni, ha capito che non saresti arrivata. E ogni foto, come possiamo vedere, è sempre più oscurata, fino a quando appunto penso che riesci ancora a chiamarti madre dopo aver fatto morire la tua unica figlia. I'm done with this. It just keeps coming back. Dai la colpa a una storia dell'orrore invece che a te stessa. Codarda, ammetti che è morta e che l'hai uccisa. Tu l'hai uccisa, tu l'hai uccisa. Ok, quindi adesso possiamo vedere gli altri indizi. Ne abbiamo fatti un po' di. Mi sono appoggiata alle pagine del manoscritto anziché fare il mio lavoro. Wait, what? Per essere sempre un passo indietro. Portato via Logan da suo padre. Sei stata una mamma terribile. L'hai tolta David e portata in un posto di merda, isolato. What? Mostri d'ombra, false realtà, scrittori magici, sul serio? Perché l'ho lasciato indietro, l'hai messo in pericolo. Gli servivano rinforzi e tu non cedi. È sempre stato Graffio e io non ne avevo idea. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. Ho ignorato il fatto che la presenza oscura stava influenzando Casey. Non avresti mai dovuto portarla contro un Lake da Graffio. Non sono riuscita a proteggere Casey da Graffio. Casey non c'è più ed è tutto colpa tua. Basta, non ne abbiamo più. So obvious the Koskala brothers were behind the cult. Altri indizi. The cult was just the beginning of the spiral. Logan, the horror story used her. I've had it with you cultist maniacs. I never should have left Casey at the hotel by himself. Stiamo raccogliendo indizi qui dentro, ragazzuoli. I spent too much time away from Logan. Ok, abbiamo altri indizi da mettere sul tabellone, sul muro. Logan era sola. Cercava
C'è una terribile madre, di sicuro. Trascorrevo ogni giorno da sola in quella roulotte. Ho abbandonato il mio collega per indagare da sola. È stata una collega terribile. Eri così ansiosa di prendere il comando che l'hai abbandonato. La morte di Logan ha spezzato qualcosa dentro di me. Magari qua ha perso la testa, infatti. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Guarda che saga ti sta entrando in testa, non farlo. Hai messo in pericolo Casey. Shit! Hai fatto una cazzata così grossa che l'FBC ti ha tolto il caso. Proprio sotto il tuo naso. Io direi sei stata... Infatti. Ma che detective sei, erano proprio davanti ai tuoi occhi. No. There has to be a way out. I need a way out. Oh god. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. Brava, Logan. I need a way brava, out. Saga. It's over. There's no point trying. Non è mai finita. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Infatti. The lights. No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. Ok. Anderson, look, after Rand left, it was, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really meant a lot. Thank you. E questa è la vera saga. Saga per questo. Sometimes I just get in my head too much. So thanks for pulling me out. You're really the best, really. Questa qua l'avevamo già letta. L'avevamo già letta prima, per quel che vale credo sia importante che Logan cresca vedendoti fare quello che ami, ciò in cui sei brava, sarà una grande lezione per lei. Ci saranno momenti come questo in cui obiterai delle tue scelte, della tua competenza e perfino della tua salute mentale. Quando la situazione si fa cupa, ricorda di amarti e di fidarti di te, tanto quanto lo fa la tua famiglia. Non sarai perfetta, ma so che sarai fantastica, ti voglio bene mamma. Quindi... Never should have taken this case. I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. Ci sono madri peggiori.
made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. Ah, le statuine dell'FBC che cambiano la realtà. No, I'm not reading anymore. Brava. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. Whiskey. Scratch was too much for us. I should have made KC stay behind. I am honored by the support. Thank you. While our agency must continue to improve. Deve continuare a migliorare. È il lavoro più importante del mondo. Vediamo. Attestato di onore al merito all'agente Saga Anderson, data 8/8/2019. Agente Supervisor Stacy Morrow. Non dovrebbe esserci più niente. Sono tutti ricordi piacevoli che affiorano alla mente di Saga. E come? Che ho ricevuto dall'FBI. I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. I have no idea what I'm doing. Fuck no! Casey non mi ha dato tregua per quel discorso. Sei stata una detective terribile. Se fossi una detective meno brava, probabilmente a quest'ora sarei morta. Sentirmi in colpa per gli errori del passato non risolverà nulla. E infatti, ha sfruttato l'infortunio di Casey. Allora, io lo metterei qua. Allora, secondo. I can't do this. Sapevi che ero ferito perché diavolo l'hai portato a Control Lake. La bottiglia di whisky che ho portato a Casey quando eri in ospedale. Our job is dangerous. Casey himself told me that. It's no one's fault. Fault. It is. No. Casey non mi ha mai biasimato quando qualcosa è andato male, per lui fa parte del lavoro, infatti. Avrei voluto esserci per Casey, ma so che non avrebbe voluto che mi sentissi in colpa. Non ora, non con tutto quello che c'è in gioco. Le pagine del manoscritto non cambiano la realtà. God damn it. La storia è un'allucinazione che ha inventato per sfuggire alla verità. Per noi due, prima che partissi. Logan isn't anyone's plot device. She's my daughter. And she's not dead. Dead! She's dead! I didn't save her. Shit! Voleva che rimanessimo in contatto, la adoro. Mia figlia non è morta e non sarà certo una storia di merda a convincermi di averla lasciata morire. Brava, Saga, combatti. It's not too late. I can't do this. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. È vero, Saga. From leaving. Porto sempre con me questa tazza in ogni caso. Vado dove mi porta il lavoro, ma non dimentico dove è casa. Non sarò una madre perfetta, ma ho fatto il massimo. Logan mi vuole bene e io ne voglio lei. No, this is all real. I know it is. Mi resterà nulla. La mamma sapeva che sarebbe successa una cosa del genere, che un giorno avrei avuto bisogno di sentire di nuovo queste parole. Non ho perso la testa, o almeno non ancora. È tutto vero, questo posto vuole farmi dubitare di me stessa, ma non posso, ho ancora del lavoro da fare. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop.
Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. Casey non è solo un collega, è di famiglia. Forse non sarà sempre una collega perfetta, ma Casey si fidava di me. Lui non si sarebbe arreso e non lo farò nemmeno io. E ancora lì ne sono certa. Come andarsene? Adesso vediamo come andarsene, ragazzuole. Me ne vado. Ce ne andiamo. I'll make more, but I can do better, and I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt, but nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt, but I will fight. Posso andarmene superando i miei dubbi e le mie paure. The dark place tried to trap me here. The only way to leave is facing it head on. Affrontarlo faccia a faccia. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Allora, leggiamo. Trasforma le paure in armi, ma la paura non impedirà di tentare. Il luogo buio ha provato a usare le mie paure, le ansie e i sensi di colpa per intrappolarmi qui. Per tornare a Bright Falls dovrò andare ancora più a fondo, non mi arrenderò. Il caso è chiuso. Il luogo buio, le mie angosce contro di me, non mi farà trasformare in una posseduta, non sono così debole e Logan ha bisogno di me. Quindi noi possiamo prendere la porta e andarcene. Ah, quindi qua è tornato tutto normale. Casey's favorite brand. Tastes terrible. Vediamo se troviamo altro. Profilazione, vabbè. Tutto normale. Three remaining. Ancora tre. Televisione. Andiamocene. A casa. Somehow I knew the call was for me. Siamo a New York qua, ragazzuoli. È lo stesso luogo buio di Alan Wake. Secondo me, ragazzuoli, è sua madre. Oh, l'agente, lo sceriffo. That really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orlin Dorr. Been trying to piece it together for... Well, it feels like a long time now. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like
trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like, there were many versions stacked on top of each other. There is a page. It describes Dor finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dor brought me here to keep you from reading it. Here. I'm gonna keep looking for Dor. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Warland Dor walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard.